L'interno è sempre bene farlo ben pulito per una questione igienica. La slanatura si fa con questi strumenti, sono dei Coat King. Questo vi permetterà di levare più pelo, ma soprattutto di non tagliarlo. Questa seconda fase di lavaggio vi farò vedere la slanatura, quindi adesso portiamo bene via i residui e utilizzerò due cose diverse per corpo e frange. Porto tutto in basso, il piede lo porto indietro, con le dita arrivo al polpastrello grande, quindi ho il piede in pugno e taglio. Guardo il cane di fronte, non devo vedere la frangia che sporge lateralmente. La parte sopra va strippata, la parte inferiore può essere o completamente corta o frangiata. Proprio spagnolo.